Allora, abbiamo però abbastanza coraggio. Se Naoto è libera, perché no? Però c'è i suoi amichetti dello sport e Yumi anche, eh? Yumi non sarebbe male, Naoto non c'è, c'è Ai, volendo. Io, se non c'è nessun altro in giro, finirei, cioè, porterei avanti Yumi che così la finiamo. Oh, però ci sei tu. Ah. Yumi, per quanto le voglia bene, può attendere. Tu no. Certo che è proprio una roba incredibile da fare subito dopo gli esami questa. Cosa hai fatto dopo gli esami? Sono andato a catturare degli insetti. Prima che me lo dimentichi, accettiamo una nuova richiesta. Tanto accettare, per fortuna, non ci fa perdere tempo. Eccomi! La volpe ti ha portato un'ema con il desiderio scritto sopra. È scritta con una calligrafia delicata e femminile. Voglio imparare a conversare. Non voglio ferire le persone dicendo cattiverie per il mio nervosismo. Sembra la volpe, voglio che tu esordisca in sua vece. Sì, sì, sì. Accetti la richiesta? Dai. Voglio essere una brava oratrice. La volpe sembra felice. Oh, buon per te. Chissà se Naoto c'ha già la moto. Ah, oh, ciao senpai. Wow, avere uno scooter è fantastico. Sì, sì, sì. Dove vogliamo andare? Andiamo alle terme. Come se tanto fosse una novità per noi due. Dai, andiamo. Già l'altra volta quelli delle terme mi hanno visto tre volte con tre ragazze diverse, quindi. Parliamo del futuro con Rise. Vediamo. Decidi di parlare del futuro. Qualcosa di Rise è cambiato. La forza dell'assalto di Rise è aumentata. Perfetto. Vorrei sapere però la percentuale di quanto è aumentata. Allora, sicuramente è molto utile già aumentarla adesso, perché sicuro tra poco ci toccherà entrare. Sembra che Nanako non sia in casa. Tadaima. Ciao. Per un attimo mi sono preoccupato. Cos'è quel biglietto? Della posta per me? Davvero? Grazie. Con le manine così. Tieni. Una lettera indirizzata al signor Star Phoenix, ma non c'è traccia del mittente nel suo indirizzo. È il killer. C'è solo una frase stampata. Basta salvataggi. Che c'è scritto? Otomodachi? Sì, sì, sì. Amico di vecchia data. I Power Ranger, corro! Ragazzi, il killer mi ha scritto. Basta salvataggi. Sarà un avvertimento da parte dell'assassino o solo uno scherzo? Dovresti discutere della lettera con il gruppo. Perché non già stasera? Il cellulare ce l'hai? Oh, addirittura. Oh, è Kira. Ci sono tanti caffè lì, eh. Ok, dovevo immaginare che subito dopo gli esami sarebbe successo qualcosa. Questo è un po' inaspettato. Hai mostrato a tutti la lettera che hai ricevuto ieri. Ovviamente no. Non intendo farlo. Non potremmo fare nulla, ovviamente, se fossi sotto controllo. Ma il fatto che lui sa che siamo noi. Esatto. じゃあもう全員の中からわざわざ家主が刑事の堂島家を選んで送りつけてきた。この手紙可能なら鑑識にかけたいところですが、おそらく何も出ないでしょう。なんか別にこれ、どうしても。特定されない自信があるという犯人の意思表示のように思えます。警察に行っても仕方なしってか言うと余計やばいか。本当いたずらであってくれマジで。 ne dubito. Beh, vi ha rapito in quattro di voi e probabilmente ci osserva. まさか真夜中テレビにもう一人が映ってる時
Beh, effettivamente è strano che chi guarda il canale non abbia detto nulla su di voi. Tipo, eravate sulla TV. Esatto. Nessuno ha mai detto ma voi eravate in TV. A parte chi era effettivamente il protagonista. Il che è pericoloso. Yosuke ha ragione, non serve a niente tormentarsi, saperlo ci tornerà utile. Hai detto agli altri dobbiamo piazzare pazientè finché la situazione non cambia. Dai, il festival. Niente. Sicuramente cliché dei cliché della scuola degli anime giapponesi faranno un maid caffè. Almeno o quelli del primo anno o loro faranno un maid caffè. Ne sono sicuro. Hanno riso poi quelli del primo anno, sicuro. Sicuro, sicuro. Eccola. Cazzo. Ci andrò con Naoto che è nuova, deve vedere la scuola. Anche io sono nuovo. Per oggi le lezioni sono finite. Forse quella lettera minacciosa era solo uno scherzo. Purtroppo non hai piste da seguire. C'è Rise però. Attenzione. Ciao tesorino. Aspetta, devo andare a prendere la persona. Io e te dentro la stanza. Forza. Purtroppo in questa situazione mi ci sono messo da solo. Per fare per forza di cose adesso Yoshitsune ci sono finito di faccia. Prepotentemente tra l'altro. Sto vecchio. Tu sei... L'uomo in nero ti guarda come per valutarti. Conosci le reazioni del Luminol? Quale parte del corpo si usa per il test del DNA? Qual è il modo migliore per ottenere l'indirizzo email di qualcuno? Quali sono le 10 cose raccolte dalle impronte? Per qualche motivo l'uomo ti tempesta di domande. Grazie alla tua conoscenza senza paragoni hai risposto facilmente e in scioltezza a ogni sfida. Capisco, capisco. Sei giovane, davvero interessante. Sai che Naoto-sama... conosci un detective chiamato Naoto Shirogame, corretto? Sì? Sì, so che lo conosci. Consegnagli questo, lui capirà. Biglietto bianco, eh? Ok, buona giornata allora. È stato inaspettato però. Ha tutta l'aria di essere un caso, meglio consegnarlo a Naoto. Catturiamo prima qualche insetto. Oh, il micino. Oh. Dov'è il micino? Eccoti, ciao, ho del pesce per te. Andiamoci a fare un giro post esami e post minaccia. Ah, senpai, sei libero, potremmo uscire. Regina Mab si rafforzerà presto. Andiamo. Dove andiamo? Dove vuoi tu, tesoro. A mangiare le crocchette. Vabbè. Da Suzai Daigaku. Sei qui con Rise che sembra entusiasta di mangiare fuori. Ah, ma siamo già al punto in cui parla da sola? Madonna, un kebab adesso me lo spaccherei. Ma proprio in vena. Sto tizio? Oh, Rise-chan janai ka. Machi no juyaku-san deshitakke? Konnichiwa. Konnichiwa. Iya iya, kiita yo. Kondo no satsuei no hanashi. Oya? Kiite nai. Kanamin da yo, Kanamin. Mashita Kanami-chan. Sugu chikaku de eiga no roke suru ndaro? Kono machi ni mo yotte tte kureru. E quando mai? Certo che la gente è un minimo di tatto, ma proprio zero, eh. Kedo matte yo? Nanin kurai de kuru nda? Ano hen wa koburi no minshiku shika nai hazu. Moshikashitara... Ecco, quando mai? Yoshi, sakki no manager tte hito ni itte okanakya na.
E ovviamente lei ci è rimasta di merda, perché la gente non ha il minimo tatto. Ah, Lise-chan, yokatta e te. Inoue-san, kyou wa nan no yo? In realtà nulla. Ya, lokechi no shitami de chikaku made kita kara. Ecco, ovvio. Kotae o kikitakattan da. Mou ichido, kimi no kuchi kara chanto. Hontou ni fukki wa mitei no mama de ii nda ne. Io lo so che gli manca quel mondo in realtà. Lei sicuramente si sente in colpa a dire di no, però vuole una vita normale, ma... Mi chiedo se ci ripensa... Allora, sicuro ci ripensa, però. Ecco. Madonna mia, ma siete tutti delle merde. Fate tutti schifo in questo mondo. Demo, Kanami wa futsuu no ko da. Sore demo ureru you ni bokura wa tsukuru. Kimi ni wa hikari ga atta. Nomikomi no hayasa, kūki o yomu chikara. Toki ni wa tsuyoku, toki ni wa yowaku mieru sensai na egao. Nani yori toshibanare shita engiryoku. Sì, ma continua a punzecchiare. Vedrai che adesso ti mena. Sayonara. Madonna mia, ma proprio coi sensi di colpa tutti, eh. Fate schifo. Hikyouja. Che patata. Magari no. Magari non è tardi, tesoro. Sembra che Rise stia piangendo. Oh. Perché ti manca, ma è normale, ma è normale che sei triste, tesoro. Eri sulla cima del mondo, è ovvio che poi quando scendi vorresti essere di nuovo lì, eh. Non devi piangere, piangi quanto vuoi, piangi quanto vuoi, sono qui io. Ma domani è un altro giorno. Chi se ne importa? Oggi puoi piangere. Beh, l'hai scelto tu, eh. Cioè, non per essere cattivo, ma l'hai scelto tu, tesoro, eh. Rise sta tremando, tuttavia è già una relazione con un'altra ragazza. Senti che questo è un momento importante, non si torna indietro. Umanamente parlando, la abbraccerei senza nessun secondo fine. Ma è palese che ovviamente sempre la prima risposta è quella della relazione, quindi faccio la cosa un po' più da stronzo, ma che umanamente non farei. Comunque l'abbraccerei, dipende sempre dal legame con una persona. Senpai, watashi ni wa senpai ga iru, minna ga iru, ma non è abbastanza. Nani mo nakushite nanka nai, watashi wo hitsuyou to shite kureru hito ga chanto iru yo ne. Rise sorride tra le lacrime. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Allora, umanamente io, una persona così che sta male in quel modo, l'avrei abbracciata a prescindere. Ma non posso immaginare di subire le ire di tutte le femmine di questo gioco per scegliere tutti. Voglio giocare in modo pulito, comunque. La finta sociale, livello 8, amante è migliorato, crescita del cuore di Rise ha influenzato la sua persona. Canzone energetica.
Ok, che cosa fa? L'effetto di recupero degli HP a fine battaglia ora è più potente. Dai. Se l'avessimo abbracciata avrebbe detto restiamo ancora un po' insieme, sicuro. E su questo non ti posso dire di no, Senpai. Ciao, gli darei una carezzina in testa io. Dopo scuola, sera. Allora, cosa possiamo fare stasera? Beh, possiamo lavorare effettivamente come custodi, quello è vero. Però, oh, ciao Adachi. Allora, quali sono le statistiche che ci sono rimaste fuori? La diligenza e la comprensione, eh? Per il momento andiamo a lavorare in ospedale. Si rafforzerà presto, vai. Wow, è la prima volta che vediamo un cielo del genere o sbaglio? E tra l'altro perché c'è il sole? Perché è una notte bellissima? Coraggio aumentato, ma ormai siamo a posto. Il dottore con l'infermiera. Oh, eccoti. Scusa, potresti portare questa persona? Sta bene. Ma sei troppo pallida. Sai che ultimamente sei molto chiacchierata, vero? Non sono l'unico a cui piacerebbe ritrovare la Sayo-chan con cui si lavorava così bene fino a qualche tempo fa. Devo lavorare, con permesso. Va bene. Beh, adesso si è impuntata perché è morto il ragazzino e giustamente deve essere linda e pinta, bravissima però. Non dirmi che anche tu batti la fiacca. Così non risolvo nulla, lo so. Ma devo farlo. Sayo sembra davvero tormentata. Sei così preoccupata per Sayo che hai perfino paura di parlarle. Minchia! Rango 8 regalato oggi, La fitta sociale, diavolo, è migliorato. A presto. Oh, vabbè, meglio così per noi. Da un certo punto di vista chi se ne frega, finché aumentiamo il rango. Mi chiedo come possa essere un confidant amoroso del genere, però. Senti due ragazze parlare, dai. Sabato e domenica della prossima settimana ci sarà il festival culturale. Si dice che una classe non abbia ancora deciso cosa fare. Non è così strano. Ne discuteranno fino all'ultimo per poi decidere per qualcosa di triste come una zona di sosta. Wow. Ho solo una settimana per prepararmi. Devo dare il massimo. Dai allora, impegnati, stronza. Oggi decidiamo? Ovvio. È l'ora dell'assemblea di classe. Bene. Ah, vai tu. Dai. No, non ce ne fotto la sega, vaffanculo. Aula studio. Wow. Esatto. Gokan? Gokon? Cos'è? Oi oi, dare da te anstano. Satanaka atari? È qualcosa sul cibo. È qualcosa sul cibo? Esatto. No, strano. Shiran kedo. Ma dare mo tohyou shinai desho. Uchi no kumi, ne ga wari to majime da shi. Ai, lo votano tutti. Akumade neta neta. Ikko kiyomo no maze toku no tte o yakusoku jan. Anta ka yo. Ja tohyou yo shimashimasu. Ti prego dimmi che posso scegliere davvero. Sono sicuro che facciano tutte schifo queste. E questa sia l'unica particolare. Io voterò questo sapendo che probabilmente non verrà contato. Un po' ci spero però. Hai fatto la tua scelta e la riconsegni la scheda. Sore già, kaihyou shimasu. E ippyō me Gokon kissa. 2票目 Gokon kissa. Gokon. Are? Majide? 3票目 video jōeishitsu. 4票目 Gokon kissa. Gokon kissa. Gokon kissa. Jishūshitsu. Gokon kissa. Beh, lo spoglio è terminato. Gokon è al primo posto. Ichi tte? Dou sun da yo?
Li facciamo? お前のせいだろ。てか、入れた連中もどこまで本気なんだか。自分らでやるって分かったの？Fosse un problema, son bello, dai. 私、合コンって行ったことないから、ちょっとだけ興味あったっていうか。Oh no. うお、入れた人？それに、誰も投票しなかったらかわいそうでしょ。犯人は花村だけどね。Non guardare me. 犯人とか言うな。1ってことは言うのだろ、一応。Come rigirare la situazione? 主義らしく多数決で合コン喫茶に決まりました。はい。これってどんなの？フィーリングカップル的な感じっていうか、本当に大丈夫か？みんなちゃんと手伝えよ。カツ、abbiamo vinto davvero。先生たち OK すんの？ね、dubito、però。柏木なら意外とすんじゃね？柏木先生は例の二大コンテストの準備で忙しいってさ。Oh, だからクラスの出し物は生徒に一人だって。うわ、めんどくてぶん投げただけじゃん。Perché cioccola? 合コン喫茶ってこれ。Mi chiedo se davvero avrebbe avuto senso il nostro voto。合コン喫茶ってぶっちゃけ何なの？入れたけど。Ecco, ovvio。どうなっちゃうの？ Non lo so, ma è troppo tardi per tirarsi indietro。Per oggi le lezioni sono finite, purtroppo non hai piste da seguire, sì sì sì, oggi piove e vai. Spero ci sia Naoto per due ragioni, ovviamente. Una per dargli il biglietto, due perché abbiamo il coraggio. Eccoti qua, ciao! Oh, Star-san, sembra che vi serva un'occasione di qualche tipo prima di poter legare di più. Ora che ci pensi è la carta che ti ha dato l'uomo in nero. Che cos'è? Ha detto che avrei capito. Che vorrebbe dire? Scusami, potresti accompagnarmi per un tratto di strada? Mi piacerebbe sapere cosa è successo quando hai ricevuto questa carta. Per favore, non ci vorrà molto. Cioè, andiamo anche con la pioggia? Ah, strano. Sulla banchina del fiume Sanagawa. Scusa, volevo parlare in un posto tranquillo. Chi ti ha dato questa lettera? Un uomo che sa che ci conosciamo. Naruto. Pertanto, è possibile che stia ficcando il naso in giro alla ricerca di informazioni su di te o su di me, o perfino sul caso. Questa persona deve conoscere bene anche te. Non avrebbe affidato il compito a un perfetto sconosciuto. Ma siamo in una cittadina, potrebbe ottenere facilmente il mio indirizzo. Perché consegnare la lettera proprio a te? Affascinante. Sarà coinvolto nel caso? O in un caso totalmente diverso? Se sta cercando me, potrebbe essere chiunque. Oh, terrò io il biglietto. È probabile che quell'uomo sia ancora in Aba. Non voglio coinvolgerti oltre. Non posso tirarmi indietro. Eh? Oh, ecco, è bello sapere che ti preoccupi per me, ma... Perdonami, spesso fatico a capire i sentimenti delle persone. Me l'ha detto anche Yosuke-san. Vabbè, ma quello che dice Yosuke è relativo, non ti preoccupare. Darò un'occhiata al biglietto e ne riparleremo. Non preoccuparti per me. Sei il nostro leader, hai già fin troppi fardelli sulle spalle, lo so bene. Naoto sembra preoccupata per te. Ti ha fatto un'impressione del tutto diversa rispetto al vostro primo incontro. Percepisci l'accenno di un legame formarsi fra voi due. E meno male. Bello però che facciamo una roba del genere quando piove, dai. È anche carino. Eccolo qua, ruota della fortuna. Tu sei me, io sono te, instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai persone dell'arcano fortuna. Certo, un po' tardi però, vabbè. Già che siamo qui, perché non parliamo un po'? Ah, sì, volevo chiederti una cosa. Dimmi pure. Avete parlato di diversi aspetti degli omicidi per poi tornare a casa. Mi chiedo se avanzando con il suo confidant, Naoto diventerà un pochino più femminile. Non che non lo sia, anche se sì, è un po' maschiaccio. Anche solo decidere di cambiare vestito sarebbe una scelta importante. Vediamo, cosa possiamo fare stasera? Ci manca diligenza e comprensione. Peccato che comprensione ho già letto tutto quello che avevamo. E nulla di quello che ho qui ci aiuterebbe. Provo a fare il modellino. Dovrebbe aumentare la nostra diligenza, se non ricordo male. Ah, è un Gundam rosso a questo giro, eh. È assemblato in silenzio anche pezzi piccoli. La diligenza è aumentata, ovviamente non abbastanza. Nell'angolo della scatola trovi un pezzo che credevi di aver smarrito. Beh, dai. È ancora incompleto, continuerai a lavorarci più tardi, va bene. È domenica. Oggi non c'è scuola, senza indizi non puoi fare altro che attendere il caso. Cosa potresti fare?
ti sei ricordato che non hai ancora comprato niente. Oh, strano, qualcuno c'è che ci chiama oggi, vediamo. Ciao, sono Rise. Hai da fare oggi, senpai? Andiamo da qualche parte. C'è il rischio che sia una giornata inutile, però a questo punto. Però mi sembra troppo felice per fare il confidant, giusto? Non lo so. Potrebbe essere una giornata persa, eh? Stazione di Okina, Crocofur. Trascorri del tempo facendo shopping con Rise. Tutto qui? Oh, cazzo. Avevo ragione, insomma. Per fortuna ho fatto un salvataggio esattamente prima di questo. Cioè, va bene tutto, però perdere anche tempo così, anche no. Per quanto... poverina, però non posso. Usciremo un'altra volta. Mi spiace, tesoro, però... sono aumentati i gatti! E tra l'altro quello lì va a due frame che... le cornina. Che belli che siete. Arriverà Dojima un giorno. Cosa ci fanno qui tutti questi gatti? C'è C è qui, volendo. C'è Rise lì. Cacchio. È probabile che tra poco rientreremo nella TV. Non so se riusciremo a completare Rise prima di entrare nella TV. E non so se ci converrebbe andare in motorino. Avrei voluto vedere la sua persona evoluta prima di entrare nella TV, però non so se ne avremo l'occasione. Dai, andiamo con C alle terme. Anche se fa un caldo bestiale. Che bello le terme, mamma mia. Parliamo del futuro, vediamo che cosa ottieni oggi. Colpo sovverchiante, eh? Non è niente di che, arrivato a questo punto più che altro. Vediamo se però Rise è disponibile stasera. E non è disponibile. Farò allora la cosa in teoria più utile? Accarezziamo il micio? Vuoi accarezzarlo? Ciao, eccoti. Dialettica, oh, comprensione. Certo, non è aumentata abbastanza, ma... chi è che arriva? Buongiorno, senpai. Rise-san mi ha detto che quest'estate quasi tutti si sono presi la patente. Potrebbe interessarti sapere che anche io l'ho ottenuta in quel periodo. Che coincidenza, eh? Andiamo da qualche parte assieme, allora. Non mi dispiacerebbe, qualora ci fosse l'occasione. Sono sicura delle mie abilità in sella, quindi non credo che ci saranno difficoltà durante il viaggio. Benvenuta allora, andiamoci a fare un giro alle terme io e te, subito. Voglio vedere il tuo corpicino avvolto da un piccolo telo. Ehi ragazzi, hanno pubblicato i risultati dell'esame. Ah, l'orrendo momento della verità. Andiamo, devo dare un'occhiata. Saremo i migliori studenti? 3, 2, 1. Non c'è Rise? Che peccato. Però aspetta, in realtà... il testo dice che quando prendi un voto alto tutta la tua cerchia scolastica aumenta. Quindi se abbiamo culo ci aumenta anche Rise. Oh, sei un genio, Star! È fantastico! Sono felice, come se anche io avessi preso il voto più alto. Gli amici che con cui hai una vita sociale ti guardano con ammirazione. Senti di esserti avvicinato di più ai tuoi compagni di scuola. La pausa pranzo è quasi finita e devi tornare in aula. Siamo i primi della classe. Nuovamente. Per oggi le lezioni sono finite. Allora, io spero che grazie a questo Rise ci sia uno e soprattutto due. Ciao Yumi. Sia pronta ad aumentare il nostro... no, però c'è Naoto. Ok, va bene. Fortuna, possiamo creare Atropo, Consort, Yoshitsune e Andras. Niente più? Che sto stronzo mi è costato un sacco di soldi? Mi stai dicendo che l'unica persona della fortuna che ho è Fortuna? Anzi, apro e chiudo parentesi, mi sembra di aver capito che le uniche persone dell'arcano Fortuna sono tutte quelle collegate da Fortuna, insomma, dalla ruota. Ci sono quelle che tirano il filo, quella che taglia il filo, quella che tiene il filo. Mi sembra un po' sprecata come cosa. Occupiamoci di Naoto. Oh, la prof, ciao! Da quanto tempo? Star-kun, ho visto i risultati dei tuoi esami intermedi, sono fiera di te. Eccoti una degna ricompensa. Oh, divisa che Goku. C'è stato un errore nell'ordine, ho solo la versione da maschio. Non vedo l'ora di scoprirmi come andranno i tuoi prossimi esami. Grazie. Buongiorno Star-san. Ah, sì, hai un po' di tempo libero per me oggi? Certo, dagli Naoto. Sì, per favore. Naoto sembra felice. Magari avrei... proprio distrugge quell'immagine così seria prendendogli le guanciotte e facendoli così. Mamma mia. Sembra che Naoto abbia delle novità sul biglietto che le hai dato.
Come puoi vedere, non c'è scritto nulla, è solo un biglietto in bianco. Ma è un po' rigido, considerato lo spessore. Senza alcune informazioni sui contenuti, però, non posso capirne il mittente. Temo che sia uno scherzo. Anche lo fosse, non è divertente. Ci si aspetta sempre qualcosa di più. Naoto sorride come una bambina. Il telefono di Naoto squilla. Ah, scusami. Sì, sono io. Ah, Yakushiji-san, che succede? Un ladro? A Villa Shirogane? Sì, sì, capisco. In quella stanza non c'è nulla di cui possa sentire la mancanza. Ha già segnalato tutto alla polizia, presumo. Allora fido il resto a lei. Se il nonno sta bene, non c'è problema. Devo continuare le indagini su questo caso. Naoto ha riattaccato frettolosamente. Un ladro a casa di un detective? Sembra una barzelletta. Non serve essere così scettico. Naoto sembra un po' imbarazzata. Era Yakushiji, il segretario di mio nonno. A quanto pare qualcuno si è introdotto nella villa Shirogane. Sono entrati nella mia stanza e voleva sapere se c'era qualche oggetto che potesse interessare ai ladri. Sono stati anche rubati diversi oggetti che mi riguardavano, appartenenti a mio nonno. Di quelli non so nulla, ma le mie cose non erano preziose, per cui... Ricordi quella lettera? Sì, è proprio quello che stavo pensando. Naoto annuisce. In ogni caso non devi preoccuparti per me. Sì, potrebbe essere stato che la lettera era un avvertimento, ma mi sembra assurdo. Abbiamo questioni più urgenti di cui dedicarci. Non so come reagire al fatto che ti preoccupi per me. Oh, sembra terribilmente nervosa. Senti di capirla un po' meglio. Beh, effettivamente per una volta qualcuno la sta trattando come una ragazza, quindi ci sta. La vita sociale livello 2, fortuna è migliorata e influenzata anche la sua persona. Recupero 1. Niente di eccezionale, però. Hai accompagnato Naoto a casa quasi contro la sua volontà. La madonna, cos'è, volevi rimanere lì? No, non voglio andare via dal fiume. Appesa proprio al legno. Ok. Bentornato. È vero, io ho passato la sera... Allora, va bene che è andata bene. Però ho passato la serata col gatto quando potevo fare il modellino. Però è vero, il modellino ci fa la diligenza, mentre il gatto ci faceva anche la comprensione. C'è forse un modo per aumentare ancora un po' la nostra comprensione. Non ci ho pensato fino ad adesso. Ah, Rise, tesoro. Ah, ehi, senpai. Mi stavo proprio chiedendo se saresti passato stasera. Che sorpresa. Sei libero, senpai. Che chiariamo? Allora, c'è la possibilità che aver già preso il voto alto ci abbia salvato con lei. Meglio non rischiare, però. Evviva, passerò del tempo con te. Patatina. Ehi, senpai, ricordi quando siamo stati sotto lo stesso ombrello l'altro giorno? Il giorno dopo in classe non potevo fare a meno di pensarci e sorride. È un cliché, lo so, ma ho sempre sognato di fare una cosa di questo tipo. E tu, senpai, qual è il tuo sogno? Io te dietro le gradinate. Oh, Gesù. Una lettera d'amore nell'armadietto. Questo sì che è un cliché. E poi, su via, è di te che stiamo parlando. Ti capiterà tutti i giorni, immagino. In realtà no. È strano però, alla fine condividere un ombrello non è niente di speciale. Non ha niente a che vedere con certe scene imbarazzanti dei telefilm in cui ho recitato. È solo che nella realtà le sensazioni sono ben diverse. Non che ci sia da stupirsi, dato che nella vita reale non c'è nessun copione. E beh, è tutto scritto nei telefilm, ci credo anch'io. Si rafforzerà presto. Wow, è già così tardi. Scusa, devo tornare in casa. Ah, prima di andare, apri la mano, senpai. Beh... Almeno non ha detto apri la bocca. Tada, sorpresa. Non te l'aspettavi, eh? Beh, buonanotte, senpai. Hai salutato Rise e sei tornato a casa. Oggi diluvia, eh? Ciao, Naoto. Buongiorno, Star Senpai. Questa pioggia non mi piace. Non è ancora sparito nessuno, ma mi sento comunque a disagio. Io. Scusa se ne approfitto. Ma dai, Yosuke che si è infilato sforza sotto il tuo ombrello. Soprattutto dopo quello che abbiamo detto con Rise ieri sera, cioè, sarebbe terribile. Siamo già al completo, scemo. Chiedi ospitalità a Naoto. Idesio. Vieni pure, Kanji-kun. Di questo passo ti prenderai un raffreddore. Che io e lei, sotto lo stesso ombrello. Al diavolo, se lo facessi io, noi saremmo praticamente una coppia. E dove sta il problema? Quanti anni hai? 5? Zitto, dai, facciamo cambio di posto. Ti rendi conto di quanto suona stupido? Beh, nessun problema. No, ti secca se vengo con te. What? Ehi, a chi hai dato lo dello stupido? Piantala con queste cazzate. Insomma, ti vuoi decidere? Oh no. Per me fa lo stesso. Vai tu con Naoto, tiè. Cretini, eh? Tu? Una terza opzione, eh?
Non me l'aspettavo, ma non ho obiezioni. Kanji, scusa. Ah, allora, da una parte mi sento un coglione perché Kanji ci tiene, però non ne uscivamo più. Ah, maledizione! Non ho bisogno di un ombrello per una pioggerella del cacchio. Vi faccio vedere io come si fa. Ecco, appunto. Kanji-kun. Ah, quel cretino finirà per beccarsi un'influenza. Ah, cavolo, continuando con queste scemenze faremo tardi. Muoviamoci. Me lo sarei aspettata la scena dove Yosuke e Kanji sotto lo stesso ombrellino così. Yumi? Naoto. Perché piove e Yumi non si fa vedere quando piove. Buon pomeriggio, è ancora un po' strano incontrarti qui. Ah sì, non ci sono stati altri sviluppi riguardo al biglietto. Sospetto che sia solo uno scherzo di pessimo gusto. Perdonami se ti ho fatto preoccupare. Naoto sembra calma, ma forse dovresti accompagnarla a casa dopo la scuola. Vediamo. Beh, effettivamente diluvia, quindi... Io non me l'aspettavo... Ah beh, allora... Parentesi, potrebbe essere che piove adesso e dopo non piova. Forse per quello. Grazie per l'ultima volta. Anche oggi ci sono le prove. Io ci vado, quindi... Per favore, cerca di esserci. C'è una cosa che devo dirti. Ah! Yumi, tesoro, ho rifiutato Rise. Non posso certo accettare te. Non perché tu sia brutta, anzi, tesoro, sei stupenda. E soprattutto sei una patata. Yumi che accetta un incontro anche con la pioggia? Questo sì che è strano. Allora, Naoto è qua sotto. Rise non c'è, ovviamente. Ecco, volevo vedere, nelle offerte di lavoro. Questo aumenta la diligenza. Aumenta la comprensione, ma non ci danno soldi. Io direi di prendere due piccioni con una fava. Se anche stasera diluvia, leggiamo il libro degli origami. Tanto, tra l'altro non c'è spazio tra origami e sul. Tanto, questi lavoretti che li facciamo meno, non frega niente a nessuno. E se come dicevo piove, dovremmo riuscire ad aumentare le nostre statistiche. Io però, no. Sono curioso sì, ma non a questo punto. Volevo vedere se stavolta saremmo riusciti a mangiare da Aya. Ma non mi va di sprecare la giornata. Tanto ci manca poco per avere tutte quante le statistiche, quindi ce la possiamo fare. La scelta è molto difficile in questo momento, perché abbiamo un confident che stiamo per completare, Yumi, e un confident appena iniziato, Naoto. Se facessimo Naoto, otterremo probabilmente qualche statistica in più o qualche abilità. Non lo so. Ma se facessimo Yumi, potremmo ottenere una nuova persona. Questo è il tuo armadietto delle scarpe, c'è qualcosa all'interno. È un biglietto su cui c'è scritto l'ho fatto a lezione di chimica, provalo. Strano boccone. Va bene. Per quanto vorrei proseguire Naoto, vorrei completare Yumi. Oggi c'è qualche previsione? Crea Garuda, bonus statistiche, punti esperienza, signore della magia aggiunto? Oh, che fregatura! Come si crea Garuda? Allora, volendo possiamo farlo con Yoshitsune e Regina Mab. Tipo nel culo per farlo con Yoshitsune. Eccoti qua. Che tra l'altro non ce l'avevo neanche, quindi ci va anche di culo. Ti giuro che se mi usciva un errore di fusione adesso, t'ammazzavo, Igor. C'ha anche riflettivento, quindi mica male. E signore della magia. Già l'abbiamo ottenuto l'altro giorno con quello là che non mi ricordo neanche più il nome. Questo ci semplifica un po' le cose. Mi rode un po' il culo, ma ci semplifica un po' le cose. Perché così non dobbiamo fare la persona scorsa a farla risalire più volte con altre fusioni. Questa bene o male a livello 62 già è nel mezzo fra altre fusioni, quindi probabilmente ci va anche di culo. Cosa gli togliamo però? Direi di togliergli rimonta, che secondo me è la cosa meno importante. Signore della magia è un ottimo acquisto. Quanto mi rode il culo aver perso 4 ore per ottenere il signore della magia e poi me lo dava a cazzo di cane questa giornata. Che palle! Devo controllare di più le previsioni delle fusioni. Magari mi esce qualcos'altro che mi manca. Comunque, per quanto Naoto al momento sia buono, io completo Yumi. Almeno per quanto sia terribile da dire quello che ti sto per dire, la completiamo e non ci pensiamo più e otteniamo la sua persona. Senti che il legame con Yumi si rafforzerà presto. Vuoi passare il pomeriggio con lei? Vai! Ok, puoi dedicarmi un po' di tempo dopo le prove? Io, ecco, dovrei dirti una cosa. Peccato che siamo già al 9, il che vuol dire che non è che ti confessi a me, quindi... Hai partecipato agli esercizi di recitazione, ti sei dedicato con impegno alle espressioni di varie emozioni. Non ho letto cosa ha fatto Yumi, ma...
Mi rende ancora triste sapere che questo è il mio ultimo giorno con il club. Cosa? Sto cercando le risposte alle domande che mi sta... Ah, ma parla da sola, è vero? No, non parli da sola tu, Yumi. Sto cercando le risposte alle domande che mi hanno sempre accompagnato. Portare buoni frutti. Cosa posso fare? Cosa devo fare? L'ho odiato. L'ho disprezzato. Era il mio solo e unico padre. Sono stati lui e mamma a mettermi al mondo. Ogni tanto parla da sola, ogni tanto no. Diventare famosa? Puoi farlo. Secondo me tu ne hai le capacità, sai? Beh, non ti affliggere però. Forse stavo usando la recitazione per nascondermi dal mondo. Tramite queste rappresentazioni potevo vivere una vita diversa. Una vita in cui non avrei dovuto affrontare la mia tristezza. Non so cosa posso fare, ma lo scoprirò. Non fuggirò più dalla mia vita. Ecco. Dunque, da oggi abbandonerò il club di teatro. Scusa se non te l'ho detto prima, ma se l'avessi fatto avresti cercato di farmi stare meglio. Se mi avessi detto di non lasciare il club, forse non avrei riflettuto sulle altre possibilità che ho per trovare me stessa. E se fosse successo, forse un giorno ti avrei incolpato per questo, pur sapendo che lo facevi con le migliori intenzioni. Ecco perché ho dovuto prendere questa decisione da sola. Ti chiedo scusa e ti ringrazio. Oh. Cos'è? Un copione? Con appunti. Era la mia scappatoia dal mondo, è vero, ma ho messo il cuore nel mio lavoro. Se potrei ricordare com'ero in passato, allora potrò proseguire per la mia strada. Nonostante tutto, Yumi, ho i brividi. Ho veramente i brividi. Probabilmente non sei il confidant amoroso migliore di tutti per la maggior parte delle persone che hanno giocato il gioco, ma... Stellina, a me sei piaciuta, veramente. Star-kun, grazie per avermi ascoltato e per avermi dato supporto. Cazzo, che brividi! Mi hai dato l'opportunità di iniziare a camminare con le mie gambe. Senti tutta la riconoscenza di Yumi, senti un forte legame unirti a Yumi. Quale sarà l'arcano maggiore del sole? Scopriamolo. Io sono te, tu sei me. Hai instaurato un legame autentico. Queste affinità sincere saranno i tuoi occhi per le scorgere la verità. Ti impartiamo la facoltà di creare Asura. Oh, 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 oh. Io pensavo che Asura fosse l'arcano maggiore della forza. Tant'è che anche lì avrei dovuto effettivamente impegnarmi un attimo di più. Non del sole, tesoro. Asura è... tutt'altro livello, il più alto fra gli alti. Non so se è la descrizione migliore che potrei dare ad Asura, però... Sai, io ti amo. Quindi... Oh cazzo, quanto ti si può amare? Tuttavia è già una relazione, cosa vuoi fare? Ora mi volterò, così se vorrei respingermi, potrei semplicemente uscire dalla stanza e io non dovrò renderti... Ah, ah, Gesù, non mi puoi fare questo! Ma una roba del genere è terribile! Esci dalla stanza senza dire nulla! Oh, no! Io lo so che chiunque potrebbe dire, dai, è solo un videogioco, che cazzo te ne frega, sei già fidanzato e altre minchiate simili. Ma queste sono le cose che mi fanno... stare in colpa di merda. Ma anche io la amo una ragazza del genere. Ma a parte che sono già fidanzato. Però dai, che finale di merda orribile. Scusami, hai deciso di non rispondere alla confessione di Yumi e hai lasciato la stanza. Bye bye. Ci vediamo. Almeno non l'ha presa male. Finché siamo qui. Probabilmente dopo ha pianto, però... Finale di merda! Oh, eccoti. A proposito, sono andato bene agli esami. Dammi dei soldi. Sono povero. 50.000 yen. Un abbraccio. Sono povero, grazie, grazie. Ah, già. Papà ha detto che ha ottenuto il massimo dei voti ai test. Incredibile. Ho fatto questo. Ti prego, dimmi che è un altro braccialetto. Anello di perline. Aumenta l'illusione contro la magia. E beh, in realtà non è orribile, anzi. Anzi, Stellina, brava. Ti vedo delle pacche sulla testa così.
Grazie ai soldi che ci ha appena dato Dojima, possiamo finalmente andare a comprare di nuovo una persona decente quando rientreremo dentro il mondo della TV. No, però è stato un modo terribile di finire. Io ce l'ho ancora qui, è terribile. Quella ragazza ci ha confessato veramente il suo amore e noi siamo usciti dalla stanza. Mamma mia, che cosa orribile. Ma io quanti insetti ho perso in sostanza fino ad ora? So che probabilmente è una perdita di tempo, ma visto che non lo facevamo da un po' e visto che... perché no? Proviamo a fare il bento. È da un bel po' che non lo facevo. Sorprendentemente, gli ingredienti per preparare il pesce grigliato. Hai deciso di preparare il pesce grigliato. Decidi di cuocere il pesce su una griglia a fiamma viva. Come lo disponi? Se è sulla fiamma viva, vuol dire che comunque è fiamma alta. Il punto è lontano vicino. Se è vicino si sbrucia, quindi lontano. Senti l'aroma del pesce grigliato. Il risultato è perfetto, ha un aspetto delizioso. E ho ottenuto un trofeo. Cucina sopraffina. Sono un master chef io. Oh, ancora gente. Ah no, pensavo gente che parlava. Buongiorno Starkun. Stavo per dire Star-san. Il festival culturale è dietro l'angolo. Facciamo del nostro meglio per prepararci. Non stai più nella pelle, eh? È stato un anno pieno di brutte notizie, no? Dovremmo approfittare di questi momenti per risollevarci. Oh, mica lo dico perché mi interessa l'appuntamento al buio. Hai capito? Non mi importa, ok? Stellina pure lei. Sono tutte bravissime ragazze. Non posso dire il contrario, mi piacciono tutte. Oggi vi parlerò della storia del cibo. Sarà una piacevolissima lezione. Quando si affronta la storia della gastronomia, non si può non parlare della cucina francese. Ora, la cucina francese è rappresentativa del cibo europeo, ma deriva dalla realtà della cucina italiana. Stavo giusto pensando, no, parlami della cucina italiana. Una nobildonna italiana sposò il re di Francia nel XVI secolo ed è lì che c'è stata una delle tante contaminazioni. Tipo la forchetta, oggi è impensabile mangiare qualcosa senza. Si dice che prima dell'invenzione della forchetta in Francia mangiassero tutti con le mani o con il coltello. Quindi la cucina francese moderna, con i suoi criteri rigorosi odierni, pone le sue radici in quella italiana. Che ve ne pare, non è interessante osservare la storia mondiale attraverso la lente del cibo? Hai ascoltato la lezione intensamente. La tua conoscenza è aumentata, anche se non ci serve più. Pranzo. Con chi vuoi pranzare? Proverei Rise, perché comunque lei mangia le crocchette e tutto il resto. Suona malissimo, sembra un cane così, però mangiava le crocchette di carne insieme a noi lì al ristorantino, però... ma sì, dai. Proviamoci. Ci farai complimenti perché siamo brevi a cucinare. Hai pranzato con Rise e avete condiviso il pesce grigliato abbrustolito. No. Cos'è? Aspetta. Ah sì, era abbrustolito, ma vabbè. Ah, che bontà. È un vero talento per la cucina Star Senpai. Ho assaggiato tantissimi piatti lavorando al mondo dello spettacolo, ma i tuoi sono i migliori. Grazie per il pranzo, Senpai. Ci voleva proprio. Oh, poverina. Oh, cazzo. Sia per lei sia per Yumi, la scelta del... confidente amoroso è di abbracciarle. Poverine tutte e due, mamma mia. Ma allora, ho una curiosità visto che parliamo appunto di Yumi. Allora, prima di tutto, non c'è, peccato. Volevo vedere se... cosa ci potesse dire, tipo avete un legame che non si può dissolvere. C'è Naoto, c'è Zoccolina e non c'è Rise. Io, te, dobbiamo aumentare già il confidence. Ti dobbiamo già portare in alto il più possibile. Ah sì, hai un po' di tempo libero per me oggi? Naoto ti ha chiesto di uscire. A proposito, qualcuno ha inviato una carta misteriosa, ma come? Ah ok, adesso ha senso. Forse è il caso di accompagnarla a casa. Visto che possiedi fortuna, si rafforzerà presto. Daje. No, non c'è bisogno. Accompagna comunque. Oh, beh, se davvero non ti scoccia. Naoto sembra sollevata malgrado le proteste. No, non voglio che lo fai, però vieni per favore. Una lettera? Questa... era nella mia scarpiera. Naoto ha in mano una lettera sigillata. Vista così mi sembra una lettera d'amore, però potrei anche sbagliarmi. Sfida duello? Sei un tipo all'antica, vero? Naoto ride di gusto.
A giudicare dal nome e dalla grafia, il mittente è una donna. Ha scritto con cura l'anno della classe. Considerato anche il sigillo a forma di cuore, dubito davvero che sia una lettera legata al mio lavoro. In parole povere, non ho bisogno di leggerla. Ma poverina, ti ha confessato probabilmente i suoi sentimenti. Va bene che sei donna, anche tu, e lui o lei non lo sa. Scusa, ti ho fatto perdere tempo con una cosa inutile. A dir poco fuorviante, una lettera sigillata in un momento del genere. Non vuoi leggerla? Se anche la leggessi non potrei fare nulla al riguardo. È così che funzionano i rapporti romantici. Naoto sospira. Non ho intenzione di rispondere, a prescindere dal sesso del mittente. Non ho tempo da perdere con delle puerili storie d'amore. Immagino che sia così anche per te. E in realtà no. Dicono di amarmi senza nemmeno conoscermi. È ridicolo. Andiamo. Beh, sto friendo. Ti va di fermarti da qualche parte lungo la strada? Ho ancora delle domande a proposito degli omicidi. Dai, andiamo. Naoto prende il caso molto sul serio. Senti che il tuo legame con lei è diventato più profondo. Sono contento. Non lo so, mi sembra che lei sia sempre interessata a quello e non abbia intenzione di cambiare, diciamo, argomentazione. Allora andiamo? Più che altro mi chiedo se avanzando cambierà qualcosa nella sua storyline. Tadaima. Oh, nanachina. Puoi lavorare come custode. Allora, non sarebbe una cattiva idea. Appena c'è una giornata di diluvio, voglio andare a pescare. Vediamo, non è ancora pronto. Vabbè, facciamolo per i soldi, dai, stasera. Tanto il coraggio ormai siamo a posto. Quindi non ho preoccupazioni, diciamo, sotto quel punto di vista. Come sta andando il lavoro? Ecco, mi parleresti dei progressi? Ho fatto questo, ho fatto quello, ho pulito qui, qua e là. 6.500 yen.